starting to leave the areas that were worst hit by the earthquakes. I've almost finished crossing the Apennine Mountains, and I'm heading towards San Benedetto del Tronto, my final destination. This is Monte Girello, the last barrier. On the other side is Ascoli, and roughly just 30 kilometers to the sea in San Benedetto. This mountain is 1,814 meters high. I've never been here before. Come va? Il sentiero è quello là? È così? Proprio sotto quella breccia. Quindi proprio là. Su. Ok, a quell'angolo là. Quindi dici di non fare questa cosa qua, ma di fare subito così. Subito dritto su. Okay. Così sullo sentiero. Quell'albero rosso. Su sta. Poi 20 metri più sotto questo lì. Sta in segno tutto. Passa dove ci sono quei due sassi, no? Vedi quei sassi piccoli. Più là che si vede l'ultimo, due sì, sassi. Sì. Là proprio lì va. Ok, bene, bene. Piano piano. And I know little about it, just that there's supposed to be an incredible panorama of all the great mountains of central Italy on one side and the Adriatic and Croatia on the other. And in springtime, they say there's this sudden blooming of wild mountain flowers. I can't see any of that. It's November. There's just fog, hail, and snow.
But this walk is not only an attempt to see and document the situation 1 year after the earthquakes. It's also part of a fundraising project for those areas hit hardest. San Benedetto is home to Omnibus Omnes. It's a charity that has established a fund for children who lost one or both of their parents during the earthquakes. It's vital that this fund receives donations, because as well as a massive personal loss the orphans have suffered, many of them are in financial difficulty. In San Benedetto, I'll meet a lady from Amatrice, a lady who's being helped by Omnibus Omnes. Her husband committed suicide just after the earthquakes. We'll hear her story. Il mio marito è morto il 26 febbraio al seguito della stress post-traumatico da terremoto in depressione maggiore con l'episodio isolato perché si è ammalato con questa brutta malattia che è stata diagnosticata 10 giorni dopo dal sisma e ha cominciato a prendere medicine e psicofarmaci tutti insieme. Mio marito il 26 febbraio decide di morire appendendosi alla scala della mia casa. Abbiamo una figlia di 25 anni che ora adesso soffre per la perdita del padre. Io oggi mi trovo a parlare di questo perché voglio che vengano loro riconosciute come persone di fatto morte con seguito del terremoto e quindi dichiarate vittime del terremoto. Ora ci troviamo a 14 mesi dal terremoto e ancora non è stato fatto nulla per aiutare queste persone. Ci siamo subito presi, adoperati dal 26 agosto del 2016 per creare una forma di supporto, di aiuto concreto, insomma, in zona. Abbiamo portato avanti quindi una campagna di raccolta fondi, abbiamo insieme ai soci di Arquata stessa abbiamo deciso di devolvere questi fondi per delle borse di studio che abbiamo già in parte devoluto. Quindi siamo andati a parlare degli orfani del terremoto ma anche degli effetti collaterali, tra cui abbiamo incluso sia la tragedia di Rigopiano che poi anche quello purtroppo che sono state una serie di suicidi dovuti a depressione, dovuti a problemi economici, dovuti a tanti problemi irrisolti che laddove il terremoto ha salvato, poi insomma effettivamente tutto il resto ha portato certe persone insomma davanti a un gesto estremo. I'm finally on the road to San Benedetto. Once there, I'll have crossed Italy from coast to coast. This is a town that welcomed and hosted many of the people displaced by the earthquakes. And I'll talk to the mayor when I get there about how the town helped those people. Sì, un attimo. Signor? Peter Lorda. Buonasera. Come stai? Come stai? Piacere, Peter. Ciao, sì. Complimenti. Grazie. Noi come San Benedetto abbiamo accolto da subito queste popolazioni che erano state colpite da questo terremoto, quindi la tua presenza serve anche a mettere i riflettori su una situazione che rischia con il tempo di passare in secondo piano, rimane il problema e non è bello. I primi quindi sono stati laziali, poi tantissimi di Arquata, qualcuno di Amatrice, alcuni di Acquasanta, anche se non è stata colpita così duramente, però tante persone insomma hanno ritenuto di... Siamo diventati la quinta città della regione Marche, la quarta di fatto, almeno come numero di abitanti. Abbiamo messo a disposizione ben due scuole,
per questi bambini e per le associazioni, per cercare di ricostruire il loro habitat nella nostra città, quindi la banda musicale, gli uffici comunali, gli accumuli, sono stati posizionati in una scuola. Quindi no, loro sono molto soddisfatti proprio dell'accoglienza, che non è stata un'accoglienza così solo per posizionarli, non strutturale, ma accoglienza insomma umana, sociale, solidale. Si è creata una forte amicizia, che già c'era, però si è proprio adesso rafforzata tantissimo, con mare e monti. Non si può neanche pensare a cosa può produrre in un animo di una persona che ha lavorato tutta la vita per costruire, vedere tutto ciò che ha fatto, ma non per sé, per la moglie, i figli, i nipoti, andare in fumo. È veramente una cosa. I'm here at the Adriatic, at the end of my walk. It's been 20 days and more than 400 kilometers. To be honest, I don't really feel any satisfaction, no sense of achievement. I feel flat. My mind is still somewhere 100 kilometers back down the road in the earthquake zones. I can't forget what I saw and heard there. After 1 year, there's still so much to be done. Buildings to be demolished, areas to be cleared, temporary housing and structures still to be put up in some of the areas. All of this before rebuilding can even begin. I've seen so much devastation. I've encountered a psychological malaise in some of these places. So strong, tangible, that you can feel it heavy in the air and the landscape. It's clear that for all the bravery and determination, people are continuing to suffer mentally. I'll come back to these areas to hear more stories, to see what is happening. Thank you.